Buongiorno, sono le 9:10 e finalmente piove. Non pioveva da praticamente 2 mesi. C'è un disastro perché dobbiamo partire oggi. Ecco qua tesora, ciao, buongiorno, buongiorno a lei. Poi io sono al momento struccata con i capelli mezzi bagnati, tutto da rifare, tutto da riordinare, ma intanto andiamo a fare colazione. Stai guardando Ero Stramazzato, ma per una caso. pagina, non sono appetita. Questa è la prima pagina. Guardate che terrò l'audio, quindi si sentirà tutto questo. Piccoli. Valigia fatta, adesso non mi rimane che chiuderla. Mi sono anche data una sistemata, vestita per il viaggio, perché adesso partiamo per andare a Milano. Prima dobbiamo fare alcune commissioni, devo passare in posta, vado a salutare mia zia prima di partire, insomma un giro di saluti e ultime commissioni. Andiamo a Milano per qualche settimana, Marco si fermerà un po' di più, io poi tornerò. Verrà anche Teodora con noi, sono molto contenta e vi porterò con me in questo weekend in cui abbiamo in programma di fare diverse cose, come andare in giro per i vari mercati. Anche se vabbè, abbiamo capito che probabilmente pioverà sempre, quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Comunque, insomma, ci teniamo un po' compagnia e cerco di mostrarvi qualcosa di interessante e divertente, diverso dalla mia camera, visto che di solito i vlog li giro per la maggior parte del tempo qui dentro. Invece adesso andiamo in esplorazione nel mondo, anche se insomma vabbè, Milano non è chissà che meta stravagante o esotica, però vabbè, va così. Niente, ora finisco di preparare le ultime cose e poi partiamo. Allora, siamo ufficialmente in viaggio dopo aver fatto tutte quelle cose che dovevamo fare, quindi andare in posta, salutare mia zia, fare benzina, ora preparare il cane, non è che bisogna preparare tanto, però vabbè. Comunque adesso siamo per strada, avremo davanti a noi più o meno 5 ore di viaggio, un po' meno forse, ci fermeremo anche a mangiare e cosa ascolteremo, oltre a un po' di musica, sicuramente quella non mancherà. Ascolteremo In compagnia del lupo, che è questo podcast di Carlo Lucarelli, tratto dall'omonima serie di Skyarte, in cui si parla del lato oscuro delle fiabe. Non l'abbiamo mai ascoltato, quindi adesso ascoltiamo la prima puntata sul pifferaio magico, che dura circa 20 minuti, e poi decidiamo se continuare ad ascoltarlo o no. Comunque vi faremo sapere se ci piace. La prima grande epidemia di peste in Europa risale quasi a un secolo dopo, al 1348. Non si sa dove sia nato, né quando. Una domenica, alcune persone che passano accanto. Allora, abbiamo appena ascoltato 2 puntate, e la prima sul pifferaio magico e la seconda su Quasimodo, che in realtà non sono in ordine, nel senso che dovrebbero essere le ultime 2 uscite. Comunque io ho anche già guardato gli altri titoli delle varie puntate e devo dire che mi intrigano tutte quante, soprattutto quella sulle streghe, non vedo l'ora di ascoltarla. Allora, vuoi dire cosa te ne pare di questo podcast? Beh, Lucarelli è sempre stato molto bravo. Io lo ascoltavo quando faceva un programma. Sì, ho capito quale. Sugli autori. Sugli autori inquietanti. Muse inquietanti. Faceva muse inquietanti, faceva anche uno sui crimini italiani, non mi ricordo. Di notte, una cosa del genere, forse. Di notte. Comunque troveremo, metteremo qua davanti. E comunque a me sta piacendo molto questo podcast, interessante. Forse mi è piaciuta di più questa puntata su Quasimodo perché ha più riferimenti alla letteratura, ovviamente al romanzo di Victor Hugo, Il Gobbo di Notre Dame. Una ricostruzione storica. Esatto. Mentre quella sul pifferaio magico, nonostante faccia riferimento alla fiaba dei fratelli Grimm, l'ho trovata meno interessante, comunque a mio gusto. Tu invece cosa ne pensi? Anche a me è piaciuta di più questa. Sì. Mi viene voglia di leggere il romanzo. Sì, viene voglia di leggersi Notre Dame de Paris di Victor Hugo. E adesso ascolteremo messa anche le altre, piano piano, così, senza impegno, e soprattutto ci fermiamo a mangiare, perché io ho tanta fame. Dopo aver fatto una breve sosta in autogrill, abbiamo ascoltato 2 altre puntate del Compagnia del lupo di Carlo Lucarelli. Abbiamo ascoltato la puntata su Raperonzolo e sulla Baba Yaga. Quest'ultima mi è piaciuta di più, ma anche
la cosa che mi sta piacendo di queste ultime due puntate true crime è che sta diventando un po' true crime, cioè penso che fosse in realtà il taglio iniziale è che noi stiamo ascoltando il podcast a ritroso, quindi stiamo partendo dall'ultima puntata pubblicata e andando verso la prima, e questo taglio mi piace un po' di più. Tra l'altro mi piace il fatto che Lucarelli stia citando sempre degli studiosi o comunque degli scrittori in ogni puntata, tipo in questa sulla Baba Yaga si parlava tanto di Paolo Nori, quindi lo studio della letteratura russa, e mentre in quell'altra sul Rape Ronzolo si citava Michela Murgia e un po' l'aspetto femminista della fiaba, appunto, della fiaba originale dei fratelli Grimm. Ok, detto questo, ci mancano ancora tipo 3 ore in macchina. Vabbè, ce la faremo. Allora, siamo arrivati a casa, abbiamo momentaneamente sistemato le nostre cose, non vi faccio vedere perché è il disastro. Comunque siamo ospiti a casa del fratello di Marco per qualche giorno e niente, con noi c'è anche Teodora. E adesso dobbiamo andare dall'avvocato perché dobbiamo risolvere la questione assicurazione, incidente e quant'altro. Was a bit of honesty, but you were frightened. You never really wanted me. When I asked you if you wanted to be more than friends, you. Fatta anche questa, adesso stiamo andando verso casa. Ci cambiamo un attimo, cioè in realtà io non mi devo cambiare, Marco, le scarpe, perché ha avuto la brillante idea di mettersi un paio di scarpe nuove, mai messe, per camminare così il primo giorno, e non è mai una buona idea farlo, quindi ora andiamo verso casa e poi ceniamo con suo fratello e la sua compagna, tra l'altro la sua compagna, la sua fidanzata, insomma. Comunque io devo imparare a superare il disagio di parlare per strada con le persone che guarda, in realtà non mi guarda nessuno, però sapete com'è, un po' disagio. Buongiorno, è un altro giorno qui a Milano. Ieri sera poi abbiamo cenato con appunto il fratello di Marco, la sua ragazza, e si sono fatte ore molto tarde. Io sono abituata ad andare a dormire prestissimo, sinceramente, e quindi poi siamo crollati a letto. Adesso appunto è mattina, io mi sto preparando, l'intenzione è quella di farci un giro fuori con Teodora, andare a vedere appunto se c'è qualche mercatino, ma comunque io ho già trovato qualche mercatino che dovrebbe esserci, sperando appunto che non piova. E mi stavo truccando e mi sono accorta di non aver portato il mio mascara. Infatti qui ci sono tutti i miei trucchi e il mascara non è pervenuto. Sinceramente meglio così, perché il mascara che avevo comprato poche settimane fa è questo di Essence e non mi stavo trovando per niente bene perché mi sbavava immediatamente. A me piace proprio mettere il mascara la mattina, arrivare la sera e bene o male trovarmelo ancora addosso o comunque non dappertutto sull'occhio, e quello non rispettava insomma questo requisito che io richiedo, quindi il mascara insomma non faceva il suo lavoro. Vabbè, comunque un mascara estremamente economico. Io vi avevo chiesto tempo fa nelle storie di consigliarmene altri e mi sono arrivati tantissimi consigli, quindi oggi vado appunto in giro in cerca di un mascara tra quelli che mi avete consigliato e insomma un attimo li guardo anche dal vivo e poi decido quale prendere, vi farò sapere. Comunque secondo me quando poi si parla di make up e si riesce a trovare il prodotto perfetto non lo si molla più, quindi la mia idea è quella appunto di trovare il mascara della vita e poi non abbandonarlo. Ci riuscirò o non ci riuscirò, procediamo per tentativi. Comunque quanto carino è questo sfondo rosa, che tra l'altro è lo sfondo della camera di Andrea, e ovviamente a lui non piace perché non è un colore che gli piace il rosa, però invece a me piace tantissimo, io sarei molto contenta di vivere in questa stanza. Ma la vera domanda è: che cosa mi sono portata da leggere? Allora, ho portato tanti libri nonostante io sappia già che non li leggerò tutti, ma l'ho fatto per prevenire l'impulso che mi viene sempre ogni volta che vado da qualche parte di comprare libri che non mi servono, quindi in questo modo so che se torno a casa qui ho diverse letture anche di diversi tipi e quindi li ho portati insomma per prevenzione, capitemi. Allora, quello che sto leggendo la sera è Vita di P, era da un bel po' che avevo
intenzione di leggerlo e mi sembra il classico romanzo, diciamo, tranquillo, d'avventura, da leggere prima di andare a dormire e che si può, insomma, dilazionare bene nel tempo, nel senso che appunto in queste sere io torno a casa, sarò distrutta sicuramente, non avrò voglia di qualcosa di impegnativo e questo mi sembra il giusto compromesso perché appunto non bisogna stare chissà che attenti alla storia, visto che a quanto ne so è una storia in cui le descrizioni sono prevalenti o comunque le atmosfere, i paesaggi, più che di per sé la trama, comunque insomma io spero di riuscire a godermelo in questo modo, leggendo poche pagine alla volta. Al momento ne ho lette davvero poche perché ne ho lette 20, tra cui la nota dell'autore in cui spiega che le vicende che tratta questo libro sono delle vicende realmente accadute, lui si è fatto entusiasmare da questa storia, tanto che è andato a ricercare il protagonista principale, che è questo ragazzino qua disegnato vicino a una tigre su una barca, perché la storia, appunto, probabilmente conoscerete il film, parla di questo ragazzo che appunto dopo un naufragio si trova su una barca insieme ad alcuni animali, lui viaggiava insieme a uno zoo, adesso io non sono arrivata ancora alla spiegazione nello specifico di quella parte, comunque si ritrova a vivere su questa barca cercando di sopravvivere, di trovare un punto di approdo. Quindi è un romanzo appunto d'avventura, ma è anche una storia vera. Lui, l'autore, è andato a fare delle interviste a questa persona e ha scritto tutto il libro in prima persona, quindi è come se poi effettivamente questo P ci raccontasse le sue vicissitudini. Dopodiché ho portato Leggere Lolita Teheran, che è il libro che stiamo leggendo col gruppo di lettura. Ecco, questo faticherei a leggerlo la sera perché è molto pesante, è uno di quei libri che bisogna leggere stando molto attenti, sottolineando in quei momenti della giornata in cui si ha più concentrazione, e quindi diciamo che la sera io non me la sento di portarlo avanti, ma lo leggerò durante le giornate e in più sto anche ascoltando mentre lo leggo l'audiolibro per essere ancora più attenta. E poi ho portato questi che devo ancora iniziare, ovvero Atti di sottomissione, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti e La contessa, che è una biografia. Ho portato anche Le botteghe di Tokyo, che è questo libro, perché ho intenzione di andare a vedere la mostra, farò anche un video in merito, ma forse ve l'avevo già detto, e quindi l'ho portato per potermelo magari un po' sfogliare in questi giorni e prendere ispirazione sulle cose da dirvi, magari qualche chicca sulla mostra, qualche informazione in più e quant'altro. Quindi questi sono i libri. Tra l'altro guardate che carino questo disegno di Marco e Andrea. Marco è il mio ragazzo, Andrea è il suo fratello, e il disegno l'ha fatto la loro nipote e fa ridere perché effettivamente Marco si veste sempre così, cioè qualsiasi giorno in cui voi lo incontrate nella sua vita lui è vestito così, a meno che non sia un'occasione speciale, però i colori comunque rimangono, mentre Andrea effettivamente si veste sempre più colorato, e quindi diciamo che Margherita, nonostante sia una giovane bambina, si è resa conto di questa cosa qua e li ha disegnati in questo modo. Tra l'altro una delle cose che non può mancare mai quando vado in giro è la mia agenda, dove mi segno tutte le mie idee, le cose, i miei programmi, tutto, e mi piace sempre avere un'agenda cartacea per questo, oltre che ovviamente le varie note sul telefono. E vabbè, adesso mi vesto. Ciao! Ciao! Ciao, mostro! Non mi mangiare le mani! Vabbè, me le date tu da mangiare. Adesso ne vuoi. Piccolo mostro! Piccolo mostro! Piccolo! Piccolissimo! Salterino! Durante la mattina siamo passati per il mercatino Little Market in piazza Sant'Eustorgio. È un piccolo mercato di prodotti artigianali made in Italy. Sinceramente pensavo fosse molto più grande, invece ci sono pochissime bancarelle e nessuna di queste mi ha colpito particolarmente. Dopo invece siamo andati nel mercato vintage che si trova sui Navigli. È l'unico mercato delle pulci con ricorrenza settimanale a Milano, infatti
infatti c'è ogni sabato, mi sembra, ed è la fiera di Sinigaglia. Questo mercato mi è piaciuto molto di più perché ci sono tantissime cose, sia per quanto riguarda l'arredamento, quindi si trovano un sacco di cose per la casa, anche ceramiche, ci sono tantissimi vestiti usati. Io in questo caso non mi sono messa a cercare nulla perché non ho bisogno di niente in questo momento, però ho guardato tantissimi libri, ce ne sono molti, sempre usati, alcuni a 1 euro, alcuni a 2 euro. Ho trovato anche una bancarella in cui c'erano dei libri perfettamente nuovi, penso che questa fosse proprio la bancarella dedicata a una libreria, e mi sono messa un po' a ravanare. Qua potete vedere alcuni libri che avrei comprato se non mi fossi promessa di smettere per un po' di accumulare libri e leggere per il momento quelli che ho. It's not obvious, my friends, they all caught it, saying I end up falling for you. I'm doing my best to hide these feelings, confessing is the last thing that I want to do. I know I can't be crushing on a girl who can't be here for long, so I told myself I should just stay away. But these lyrics keep coming out, I don't think I can stop it now. I wonder if they'll get to you one day. But I'll sing these words I'll never say, 'cause that's the only way for me to say those words. Just wait and see, they'll come for sure to shine. To look you in your eyes, I swear that I'm alive, 'cause I knew it's true from the first time we met. So in love with everything you say and all the doodles that you post and that. Siamo poi tornati a casa, abbiamo guardato Avengers Endgame, mi sembra, abbiamo fatto una maratona di film Marvel ultimamente, li abbiamo riguardati tutti. Comunque poi verso sera siamo usciti di nuovo e abbiamo fatto un giro in parco sempre. Buongiorno, ieri alla fine non sono più riuscita ad andare a comprare il mascara ed è la missione di questa mattina. Quindi adesso mi preparo, vabbè, sono già preparata, vado così un po' struccata e compro il mascara e poi lo proviamo anche insieme, vediamo come regge, come intanto come si stende e poi come regge nel corso della giornata. Qui sotto casa di Andrea c'era questo meraviglioso bistro libreria Feltrinelli dove si poteva fare colazione ed ha chiuso 2 giorni fa. Sono tristissima perché non ne avevo idea ed era un posto davvero molto bello e sarei venuta tutti i giorni a fare colazione qui, ma purtroppo ha chiuso. Che peccato. Sono appena uscita e non avevano il mascara che cercavo, vabbè, tutti gli occhiali appannati. Comunque adesso vado a cercarlo da un'altra parte. Allora, alla fine ho comprato il mascara Better Than Sex di Too Faced. Ho comprato la versione waterproof per il semplice fatto che la qualità essenziale, il pregio fondamentale che deve avere il mascara dei miei sogni è che non sbavi. Io voglio che lo metto la mattina, arrivo la sera e il mascara è ancora lì dove dovrebbe essere e non è sceso o si è appiccicato sopra. Vediamo se questo mascara soddisferà questi requisiti per me fondamentali e intanto lo proviamo. Perdonatemi se ho una pelle terribile in questi giorni, ma così, va in questo modo.
Allora, prima lo apro. Si presenta in questo modo. È molto pesante come mascara, nel senso che non ho mai avuto, credo, un mascara che pesasse così tanto. Penso perché il packaging è fatto in alluminio, non so. Però è davvero molto pesante, cioè non so come farvelo capire. Comunque, apriamolo. Ok, lo scovolino è così. Io di solito mi pettino le sopracciglia con uno scovolino praticamente pulito, però non ce l'ho in questo momento, e di solito le piego anche, non sempre, quando ho proprio tantissima voglia, però non ho nemmeno piegaciglia, quindi adesso semplicemente lo metterò così. Di solito pulisco anche un po' così e vediamo com'è. Allora, l'effetto è sicuramente molto naturale rispetto ad altri mascara che ho provato nella mia vita. La differenza comunque si vede, sicuramente le mie ciglia sono state leggermente infoltite e più definite, ovviamente anche leggermente allungate, credo. Il mio occhio sicuramente si è aperto un po'. Bello, dai, non male. Forse mi aspettavo fosse un po' più strong come mascara. Faccio una seconda passata adesso, vediamo se aumenta l'effetto. Ok, già con questa seconda passata sono davvero molto più strong, tendono a unirsi tra di loro e fare un po' effetto zampetta di ragno, lo chiamo così, però a me piace molto l'effetto anche un po' grumoso del mascara, perché mi piace che si veda che ho il mascara, quindi devo dire che non mi dispiace affatto, e comunque vedremo la tenuta poi più tardi. Allora, qui si può vedere la differenza con una passata, cioè la luce che mi arriva in faccia, e con due passate. Sicuramente con una passata l'effetto è molto molto naturale, mi faccio un po' di ombra, è molto più naturale. A me piace molto di più l'effetto però con più passate. Mascara messo, l'effetto finale non mi dispiace, appunto ci aggiorneremo più tardi per vedere la durata. Nel pomeriggio siamo stati a un altro mercatino, in questo caso è un mercatino fuori dalla Pinacoteca di Brera ed è un mercato di artigianato e collezionismo. Anche qua pochissime bancarelle, soprattutto rispetto al mercatino dei Navigli, e in nessuna c'erano cose che mi hanno colpito particolarmente. Forse ecco i gioielli, e anche in questo caso c'erano alcune ceramiche, ma molto molto poche. Io ho una passione per le cose in ceramica, ve lo dico. Tra l'altro, essendo stata la prima domenica del mese, si poteva entrare alla Pinacoteca gratuitamente, però bisognava prenotarsi prima e noi non l'abbiamo fatto, quindi in realtà ci siamo persi questa occasione. Ma il mascara, ecco una ripresa che mi ha fatto Marco, erano le 11:30 di sera, il mascara era andato un po' via, però devo dire che non ha sbavato tanto, almeno non quanto faceva l'altro. Devo testarlo meglio nei prossimi giorni. Allora, mi sono appena fatta la doccia, questa mattina ho sistemato tutta la stanza che era un delirio, adesso invece è bella pulita e ordinata. Tra l'altro mi sono messa il mio set Oceans, questo video non è in collaborazione ma io adoro i loro completi, quindi di solito li indosso sempre, e l'ho messo perché starò principalmente al computer, grazie Dora che dorme vicino al suo minion. E sarò principalmente al computer a fare alcune cose e ogni tanto dovrò portare fuori lei, per cui mi piace essere insomma comoda ma allo stesso tempo presentabile per le uscite fugaci. E nulla, adesso mi metto lì e sistemo un po' di cose. Allora, sono qua con il mio tè e ho appena finito di montare il video vlog che ho registrato durante il weekend. Io spero che vi sia piaciuto, devo dire che non sono ancora ben pratica di come si girano i vlog in movimento, diciamo che farlo nelle zone che conosco già, quindi a casa mia o comunque nei dintorni di casa mia, mi risulta molto più facile perché appunto so un po' come gestirmi, mentre dovendo stare in giro non è così facile capire cosa riprendere, quando riprendere, come riprendere, e mi sono resa conto anche che il suono non è perfetto in questo video, però spero di poter fare altro esercizio e migliorarmi nel tempo. In più mi piacerebbe sapere, visto che sarò qui a Milano per un po', se c'è qualcosa che vi piacerebbe che vi mostrassi o posti dove vorreste che vi portassi, e insomma cosa volete vedere nei video di questo tipo e se volete vederne ancora.
Noi ci vediamo al prossimo. Ciao!